Stasera siamo con il candidato a sindaco Roberto Frazzetta, stiamo parlando della città di Mazara del Vallo che, come sapete, il 25 di maggio insieme alle europee voterà per il rinnovo del proprio sindaco e di tutto il consiglio comunale. È importante votare con scrupolo, con coscienza, io ve lo dico in tutte le trasmissioni, non votate l'amico, il cugino, il parente, lo zio soltanto perché tale, votatelo solo se ne vale la pena, ovvero se è una persona preparata, capace e che vi dà la sicurezza che potrà incidere seriamente per il futuro di questa città. Con noi oggi abbiamo insieme al sindaco Roberto Frazzetta, candidato a sindaco Roberto Frazzetta, sarà un augurio, e Carolina Cammuca e il dottore Vincenzo Signorello. Cominciamo subito con Carolina, alla quale chiediamo perché ha scelto Roberto Frazzetta. Ho scelto Roberto Frazzetta, innanzitutto buonasera a tutte, ho scelto Roberto Frazzetta perché ci credo. Credo alle sue aspettative, credo, l'ho visto battagliare in tanti nei consigli comunali e quindi credo che lui ce la può fare, ce la faremo, diamo una mano. Io ci credo al progetto che lui ha sposato. Sì, e spero di lottare insieme a lui e agli altri candidati e di andare avanti per questa città che sinceramente sta andando a rotoli, speriamo di riprenderla. Lei invece, dottore Vincenzo Signorello, intanto che fa nella vita? Buonasera, io sono un allenatore mentale, mi occupo di, sono un mental coach, in questo momento sto allenando il Mazara Basket. Ma ha fatto PNL, cosa ha fatto? Sì, esatto, sì. Esatto. Lavorazione neurolinguistica? Sì, 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 organizzo anche seminari. Perché l'interesse di queste cose? Sì, sì, organizzo dei seminari, anzi, ho l'altro ieri. Ah, peccato, sarei venuta volentieri, la prossima volta in vita. E quindi sta allenando? La squadra del Mazara Basket. Sì, e, è importante questo tipo di, per chi magari non sa il significato, no? Sì. Perché insegna a credere in se stessi, a dare più forza nelle proprie azioni, perché ognuno di noi può raggiungere un obiettivo soltanto se è motivato e soprattutto se crede prima di tutto in quello che sta facendo. Se poi sa come raggiungere quell'obiettivo, perché è fondamentale. E lei sa come raggiungere l'obiettivo di Roberto Frazzetta? Lo abbiamo già individuato e ci stiamo lavorando per raggiungerlo. Che è la cosa fondamentale quando stabilisci l'obiettivo, non è soltanto vederlo, immaginarlo, ma agire, quindi stabilire un piano dettagliato, delle azioni concrete per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Quanto è importante credere come se già si fosse raggiunto? Credo che sia la base di partenza, perché se tu credi che è già una cosa, puoi raggiungerla. Quindi se tu credi di possedere già quella cosa, pur non possedendola ancora, agisci come se quella cosa già ce l'avessi. Di conseguenza quell'azione diventa più naturale, diventa più produttiva, sì. Diventa più energica. Ho capito. Benissimo. E questa è una scuola interessante, a me piace molto. Quindi Carolina invece, perché lei si candida? Che cosa pensa di poter dare? Lei che fa nella vita? La mamma sicuramente, come noi tutte donne. Io faccio la mamma, faccio la nonna, faccio la moglie. Perché noi donne dobbiamo avere 50.000 euro al mese di stipendio, per tutto lo facciamo. E quando mi capita che c'è l'occasione vado anche a lavorare sempre in Sicilia ma fuori Mazara, perché lavoro nell'ambito ospedaliero e già è questa... L'infermiera cosa fa? Sono un'ausiliaria. Lavoravo a Mazara per motivi che l'ospedale logicamente è chiuso, non funziona più, quindi non da dolente. Siamo sballottati in tutta la Sicilia con incarichi semestrali, trimestrali, annuali, dipende, e quindi sono sballottata di qua e di là. E quindi anche per questo lei si rende conto che bisogna lavorare per riportare l'ospedale, devo dire. E certo, è normale. È ovvio, mi sto lottando appunto per questo e io credo a tutto quello che stiamo facendo e spero di arrivare all'obiettivo. E lei? Perché bisogna votare per lei? Votare per me? Innanzitutto perché sono un idealista, che poi sono i motivi che mi hanno portato a scegliere Roberto Frazzetta. Quando lei fa quella domanda, che sembra un po' scontata, un po' banale, ma in effetti non lo è.
Ora vorrei iniziare dicendola perché io ho deciso di non scegliere tutti gli altri, se me lo consente. Sì, certo. Innanzitutto ho deciso di non scegliere chi, ad esempio, ha distrutto un settore, un comparto produttivo della nostra città, perché sappiamo tutti che distruggendo un settore non si produce ricchezza, semplicemente in cambio di denaro, quindi le classiche, i casi incentivi alla demolizione, per dire, per così dire. E quindi sanno pure i bambini di 10 anni che è fondamentale creare ricchezza stimolando l'attività produttiva e non distruggendola. Poi, in secondo motivo, ho deciso di non votare chi, ad esempio, si definisce un benefattore e poi magari costringe la gente, la relega a una condizione di schiavitù che per me è in... Benefattore di cosa? Persone che danno dei posti di lavoro, che fanno del bene. Ma non è benefattore, se c'è un'impresa, loro si finiscono, ho capito. Okay. Però se uno ha un'impresa non è un benefattore, fa quello che l'impresa deve fare, cioè assumere del personale. Okay. E non deve pensare che il personale sia un suddito, ma è un alleato per produrre di più in quell'azienda. Questo quindi potrebbe essere un questo co. Questo è mio, un co, è il mio e il suo pensiero, forse qualcuno l'ha un po' confuso il ruolo. No, è che tentano a confonderlo, però bisogna sempre avere la cosa di dire: io se lavoro per te e tu riesci ad ottenere quello che riesci a ottenere è perché io lavoro bene. Tentano di confonderlo utilizzando dei principi, poi magari spero meglio. Cioè, nelle campagne elettorali sono soliti utilizzare dei principi molto potenti di persuasione. Ed è quello che è quello che ad esempio hanno utilizzato nel costringere molta gente a candidarsi, rendendo la competizione elettorale un po' macchiata, rendendola un po' sporca, perché costringendo. Quindi hanno detto tu ti candidi, tanto se pure non ce la fai poi ti farò lavorare. No, io questo non lo so, non posso entrare nel merito. Perché... E come l'hanno costretta secondo lei? Ma sì, magari, non so, implicando la famiglia, facendo delle promesse, io questo qui non lo so esattamente, io non potrei proprio dirglielo, però portano le persone in una condizione tale per cui è difficile rifiutare, è difficile dire di no, perché se hanno già preso un impegno, in maniera coerente si devono comportare per rendere quell'impegno e portarlo a termine. Allora, la coerenza di per sé è una cosa positiva. Okay, però c'è coerenza e coerenza. La coerenza. Lei vuole dire questo? Sì, Emerson. Non lo perché un conto è la coerenza delle proprie idee, un esatto. Conto è essere coerenti esatto. A, una, così dice, a una costruzione mentale esatto, qualcuno che il principio funziona proprio in quel modo: è proprio fare impegnare la gente in qualcosa per poi portarlo ad osservare il principio di coerenza. Fondamentalmente funziona così. Quindi bisognerebbe fare un po' di studi come quelli suoi. Per aiutare le persone a uscire fuori da la mia missione è proprio quella di rendere accessibile a tutti certe verità. Quindi liberarsi un po'. Esatto, liberarsi un pochettino da questi condizionamenti che poi vanno a influire e rendere la persona schiava, facendo leva su dei bisogni fondamentali, quali sono la fame e il bisogno di una sicurezza. E quindi lei si è candidato perché, invece? Io mi sono... Visto che lei non è soggetto a farsi coinvolgere dai convincimenti vari. Okay. Cosa si è convinto? Io mi sono candidato e ho deciso di appoggiare Roberto Frazzetta perché è stata l'unica persona che ha smascherato, che ha messo in luce determinate verità che tutti gli altri hanno nascosto. Perché, per 30 anni. Lei. Esatto, per 30 anni. Roberto Letta è stato l'unico che ha creato un gruppo, ha creato una squadra di candidati al Consiglio Comunale che si trovano qui semplicemente perché vogliono ottenere dei risultati, vogliono ottenere degli obiettivi, non si sono fatti coinvolgere con l'inganno, con le promesse elettorali. Cioè Roberto Frazzetta ha posto un riflettore su determinate questioni che potrebbero risollevare realmente le sorti della città. Io sono un idealista e un sognatore e quello che mi piacerebbe vedere in questa città è di ritornare tutta quella gente che è andata via per realizzare i propri sogni, per sfruttare il proprio talento e riuscire a creare valore, a generare un sovrappiù. Quindi lei da sognatore sogna che questa città torni a sognare? Esatto. Sembra un gioco di parole, okay. Però. Sogno che questa città ritorni a sognare, ma che renda concreti i propri sogni. Realizzabili, fattibili. E lo possa fare nella città in cui è nata, in cui è cresciuta, in cui è stata amata,
Perché lei non dice andare fuori è negativo di per sé, andare fuori va bene nel momento in cui lo fai per scelta, non per costruzione. Esatto, andare fuori. Non perché non hai altra alternativa. Io sono una persona che ha viaggiato molto, quindi andare fuori è proprio una ricchezza personale, un bagaglio culturale. Sì, infatti volevo che lo dicesse questo, perché se no passare un messaggio sbagliato. No, è fondamentale viaggiare, acquisire conoscenze, esperienze e poi riuscire a riportarle e riversarle sulla propria città. È quello che genera valore per la propria città, certo. È quello che secondo il mio concetto personale, alla Ulisse. Esatto, di amore per la mia città, io intendo proprio quello, cioè, voglio che la gente... Quello che ho acquisito ve lo restituisco. Esatto, cioè voglio che tutti i professionisti che sono andati via fuori per lavoro, costretti perché qui si trovavano in una sorta di gabbia, non riuscivano a realizzare quello che effettivamente volevano. Quindi le cose erano due, o andavano via e realizzavano il proprio sogno, sfruttavano i propri talenti, o rimanevano qui e accettavano quella promessa, quel posticino di lavoro che li renderà schiavi. Oppure smettevano di sognare, oppure sognavano quello che non si avvererà mai. Conosco molto bene quello che dice. Bene, allora adesso invece parliamo con Roberto Frazzetta, che non sogna ma cerca di realizzare, nel senso che i sogni li rende concreti, e lo rende concreti parlando del punto 4 del suo programma elettorale che oggi vogliamo affrontare, che riguarda il verde pubblico. Sapete che è molto importante in una città, perché una città si vede anche da come tratta i più piccoli, e nel verde pubblico ci sono anche parchi e giochi per i bambini, che molto spesso vengono dimenticati, come se questi bambini vivessero tra gli asili chiusi in parete e nelle case chiuse tra le pareti. Sì, hai perfettamente ragione, tu sai che io punto particolarmente alla creazione di questo nuovo grande polmone economico che è il turismo, e per me non si può aver pensato a creare questo contenitore economico, il turismo, se in una qualche maniera non si riesce a presentare la città rivestita in una determinata maniera. Per me il verde pubblico è, come dire, la condizione sine qua non per cui si possa iniziare un percorso che diriga verso questo aspetto economico e verso il turista. Io immagino una città arricchita di verde, non di spontanea crescita come io amo definirlo, cioè dire le erbacce che nel tempo poi diventano arbusti e che producono una serie di difficoltà per la loro estirpazione anche dal punto di vista tecnico. Io immagino una città invece che si dedichi interamente alla costruzione di un verde che sia disegnato in una qualche maniera per poter essere comunicativo al mondo intero. Io desidero porgere questa città come fosse una sorta di bella cosa da venire a visitare e dire ai turisti dell'intero universo: bene, noi siamo qui, siamo questi, e ci presentiamo a te con un vestito elegante, se vuoi anche con una bella cravatta. In tutto questo io immagino un verde architettonicamente e stilisticamente predisposto per essere comunicativo da questo punto di vista, e lo immagino come fosse una sorta di, come dire, filo conduttore tra i vari vicoli della città e contemporaneamente tra le varie aree verde della città, dalle aiuole ai vasi che sono un po' in giro per la città. Lo immagino arricchito alla periferia della città, perché la periferia è il primo biglietto da visita per una città che viene ad essere visitata dal turista, così come immagino verde attrezzato, tu ti riferivi ai parchi gioco, io lo voglio pensare a mo di quello strumento utile anche da un punto di vista ricreativo per le famiglie e per i bambini, che possono lì andare a giocare, a passare il tempo, a distrarsi, a far ricreazione, se, perché no, a fare anche i picnic, a riunire amici e famiglie come si faceva un tempo, per passare insieme magari
il fine settimana, il sabato o la domenica. Questo è il verde pubblico che io immagino per la mia città e contemporaneamente lo immagino ben curato per tutto il periodo dell'anno. E a tal proposito, riconoscendo esigue quelle che sono le risorse addentro al bilancio comunale, bene, immagino di poter far intervenire in tal senso, come dire, i nostri agricoltori che nel periodo invernale per le avverse condizioni climatiche non possono andare in campagna a lavorare. Allora mi immagino di poter creare per il loro tramite una serie di cooperative di servizio e mandarli a lavorare nell'entroterra, quindi addentro al nostro centro, proprio a curare per bene quel verde che io intendo somministrare a modi quelle città vocate al turismo, quale possono essere Bruges, Bruxelles, Parigi, Barcellona, qualsiasi altra città importante che di turismo ne fa la propria economia principale. Bene, l'appello. Ma l'appello qui è semplice, due splendide persone, anche queste, due persone oneste, due persone che all'interno del loro intervento hanno esplicitato tanti concetti pieni anch'essi di passione. La consigliera Camuca, così mi piace chiamarla perché la immagino già consigliera, si è presentata da mamma, si è presentata da nonna e immagina anche lei per il futuro dei propri figli e dei propri nipoti un futuro certo, un futuro sicuro, un futuro certamente diverso da quello che oggi sta vivendo con tutte le preoccupazioni che ha. Lei per esempio vive anche lei il dramma del lavoro un po' per la condizione di cui lei stessa si è autodichiarata, quanto anche perché ha perso una figlia, ha perso nel senso buono del termine, perché è costretta ad andare fuori, non per scelta, caro dottore Signorello, non per scelta, perché è costretta ad andare fuori a lavorare per guadagnarsi da vivere, a cui lasciato peraltro i suoi affetti più cari. La signora Camuca viene da una famiglia, come dire, arcaica da questo punto di vista, patriarcale, quindi comprenderai la sua estrazione è un po' contadina, no? Però comprenderai, dico, che questi sono i valori che noi vorremmo riscoprire, che io ho ricercato volutamente sul territorio perché ho voluto un rappresentante per settore addentro alla mia lista per scardinare il sistema. La signora Camuca è una di quelle che mi aiuterà certamente a scardinare questo sistema e a mandare tutti a casa. Poi abbiamo sentito il dottore Signorello, che è da ottimo, come dire, comunicatore, da allenatore di cervelli, da mental coach, questo è il termine esterofero che loro utilizzano, e peraltro è anche bello e anche simpatico questo termine, è significativo. Beh, da quel che è, si è posto tentando di trasmettere alla gente la necessità del cambiamento. Lui ha detto non tanto si deve votare Roberto Frazzetta perché è bello, perché è bravo, perché non ha i baffi e perché porta i pantaloni. Lui ha detto tutt'altro, lui ha detto non bisogna votare gli altri, perché questo è questo, perché questo è quest'altro e perché questo è quest'altro. Bene, ha detto delle cose molto interessanti che dirigono verso ciò che noi vogliamo fare. E allora non ci sono dubbi. Qui con certezza bisogna votare questi soggetti, gente per bene, anche questi galantuomini e gentildonne, gente che non è corrotta, gente che non ha rubato, gente che non vi ha mai illuso, gente che non ha mai fatto politica, gente che si pone a voi un po' come voi vi ponete agli altri, gente che riesce a parlare il vostro stesso linguaggio, gente che si atteggia ad essere cittadino e non politico. Questo è il soggetto, i soggetti che vanno votati, ritrovateli nell'unica lista utile, ha un contrassegno, si chiama Frazzetta Sindaco, quella è la lista che va votata, è lì che dovete mettere una X. E poi se volete, se vi convinco, se credete che io posso cambiare questa città, se credete che io posso avviare la città verso la metamorfosi, se pensate che questa città attraverso ciò che io dico può diventare una piccola, vera, grande capitale del Mediterraneo, bene, votate Roberto Frazzetta. Bene, io vi ringrazio.
E vi ricordo come si vota, nel senso che voi dovete votare sia il candidato al Consiglio Comunale sia il sindaco, non l'uno trascina l'altro, quindi dovete mettere due voti distinti, il consigliere dovete scrivere il nome del consigliere, mentre per il candidato sindaco dovete barare sulla faccia e il simbolo del candidato con una bella X per dire appunto sì, voglio votare questo. E siccome io so, come direbbe il grande scrittore Pierpaolo Pasolini, che molti votano soltanto perché glielo dice la nonna o il marito soprattutto, e votano magari senza neanche conoscere il candidato, io vi chiedo, votate chi conoscete, votate chi ammirate, chi stimate, chi credete che possa realmente cambiare le sorti di questa città, perché cambiare non solo si può, ma si deve. Grazie a Carolina Cammuca, al dottore Vincenzo Signorello e naturalmente al dottore Roberto Frazetta, candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo. A voi tutti per l'ascolto, buonasera.